Mobilitiamoci è il titolo della camminata di protesta svoltasi domenica scorsa a Barchi per gridare a gran voce no al biodigestore e ai rifiuti provenienti da fuori regione. Dopo quella organizzata a Fano un paio di mesi fa, il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli, insieme ai sindaci di Fraterosa, Mondavio e al Comitato a difesa del territorio, si sono dati appuntamento al Pala Simone per ricordare una data importante, l'8 marzo, giorno in cui il TAR esaminerà i ricorsi presentati per bloccare la costruzione dell'impianto nei pressi dell'ex discarica. Oggi siamo qua insieme ai cittadini, tanti cittadini di questi comuni, Terre Roveresche, di Mondavio e di Fraterosa, per ribadire ancora una volta che è sbagliato aver dato l'autorizzazione principalmente per il posto, che chiaramente non è il luogo migliore per poter realizzare questi impianti, e poi contro anche questo modello che ormai è solo esclusivamente un modello speculativo, quindi siamo qua per ribadire i nostri diritti. L'unico modello funzionale è quello che vede la gestione dei rifiuti all'interno dell'ambito in cui vengono prodotti, e quindi diciamo ancora di più no a impianti che chiaramente non hanno nulla a che vedere col territorio, hanno nulla a che vedere con le attività che si svolgono da noi. L'8 marzo invece inizierà il dibattimento al TAR, poi da lì non possiamo anticipare i tempi in cui verrà data la sentenza, però inizia un percorso e speriamo che il TAR accolga le nostre motivazioni. Un investimento previsto di 27 milioni di euro che preoccupa i cittadini e che da diversi anni fa discutere le amministrazioni del territorio locale. Ci sono ben 6 comuni interessati direttamente dal biodigestore, quindi stiamo parlando di una popolazione interessata che è di circa 10.000 abitanti, e c'è una vallata che è anche la vallata del Cesano, dove il biodigestore si dovrebbe insediare, perché di fatto non si insedia a Barchi. Noi vediamo qui Barchi perché dietro abbiamo il castello di Barchi, ma in realtà il biodigestore lo vedrete appena svolteremo là sotto, che sarà praticamente proprio di fronte alla vallata del Cesano. Presenti all'appuntamento, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Fano, circa 1.000 persone, tra cui ragazzi e giovanissimi, insieme alle proprie famiglie, preoccupati per il futuro e la salute. Anche voi oggi partecipate a questa manifestazione? Sì, partecipiamo più che altro per un motivo, diciamo, di difesa del territorio, delle opportunità che stanno nascendo in questa zona, soprattutto a livello turistico, e penso che la scelta di questo sito sia pessima, proprio anche nei confronti di tutti, io mi metto anche come imprenditore, di tutti gli imprenditori che lavorano per valorizzare questo posto, per creare appunto una zona bella, turistica, dove sarebbe veramente stonata una struttura di questo tipo. Preoccupato per la salute? Per la salute di qui, di tutta la cittadinanza, via. In modo che se non si potesse fare noi saremmo più contenti, perché è una cosa che non mi piace, via. Lei di dov'è? Orciano, siamo qua vicino noi, ma a parte che mia figlia abita qua vicino, e quindi ho paura per i nostri nipoti, perché è una cosa che tanto comunque sia inquina, che poi qua le strade sono tutte rovinate, e fino adesso tutti i camion qua non potevano venire su perché la provincia ha messo tutti i divieti. Adesso, nonostante tutti i divieti, adesso si può passare, si può, adesso sì, prima invece no, adesso perché dobbiamo fare questa cosa, sì, tutto a posto, e quindi sarà il disastro di questa popolazione. Lei è di Barchi? Sì, sono di Barchi, abito proprio qui sopra. Come mai è preoccupata? Perché insomma, una cosa, abbiamo avuto la discarica fino a qualche anno fa, adesso anche questa mi sembra un po' troppo. Preoccupata per il futuro dei suoi figli? Certo, dei miei figli, dei miei nipoti, di tutti, quindi penso che la salute sia... Dopo la camminata, i cittadini si sono radunati nella piazzetta del quartiere per ascoltare con attenzione gli interventi dettagliati degli amministratori.